Ciao amici, benvenuti su Mister Tuttofare. Oggi inizieremo con una bevanda rinfrescante. Ditemi, come state? Come va la scuola? Come sta andando il lavoro? Immergete la carta vetrata in un po' d'acqua e carteggiate le dita. No, sto scherzando. Stendetelo e poi fate qualche graffio alla lattina. Con una pinzetta rimuovete la parte superiore che si è staccata e pulite l'interno con della carta igienica. Prendete un pennarello, trovate un oggetto che funzioni come base e che sia alto circa la metà della lattina per aiutarci a segnare una linea. Fatto ciò, tagliate lungo la linea segnata con il taglierino. Fate attenzione alle dita. Vi siete mai tagliati un dito mentre usavate un apriscatole? Io, è stato terribile. Terribile. Per evitare che accada qualcosa di simile, rimuovete i bordi ruvidi da entrambe le metà con un paio di forbici. Vi ho già raccontato la storia del vestito della Coca-Cola che ho fatto con le lattine, vero? Una volta che avranno questo aspetto, fate dei piccoli tagli attorno al bordo della base per ottenere queste piccole linguette. Unite le due parti insieme e premete bene, in modo che non si allentino. Questo sarà il contenitore per la nostra impastatrice. Siete i benvenuti, studenti di architettura. Se le linguette interne sono piegate, potete appiattirle con un martello. Togliete il tappo da una bottiglia d'acqua che trovate distesa per strada e fate un buco al centro con il saldatore. Prendete un motore giocattolo e inserite uno dei perni nel foro del coperchio. Aprite la vostra super colla e fissate bene quel perno. Mettete anche della colla sul bordo del coperchio per incollarlo sul fondo della lattina. Torniamo ai bastoncini dei ghiaccioli. Mangiate 3 ghiaccioli per i bastoncini e iniziate segnandone uno a soli 5,5 cm dalla fine e fate lo stesso dall'altra parte. Con delle potenti forbici tagliate il bastoncino lungo i segni, mantenendo solo le estremità, e poi incollateli alle estremità di un altro bastoncino di ghiacciolo, ma non prima di aver tagliato le estremità arrotondate. Dovremo creare 2 figure identiche. Applicate più colla al centro di uno dei pezzi e incollatelo sul lato del motore. Quindi fate lo stesso sul lato opposto. Sta prendendo forma! Tagliate una delle estremità arrotondate di un altro bastoncino di ghiacciolo e, utilizzando il mixer, misurate lo spazio tra i bastoncini della struttura, in modo da aggiungere un paio di supporti. Prendete un bastoncino appuntito dalla vostra attrezzatura da campeggio e tagliatene un pezzo. Usatelo come riferimento per tagliarne un altro. Super incollateli sotto i supporti che abbiamo realizzato nel passaggio precedente. Vi consiglio di acquistare una confezione di bastoncini di ghiacciolo invece di continuare a mangiare il gelato, perché ce ne serviranno molti di più e non vorrei essere io quello da incolpare se la vostra bilancia si rompe. Dopo aver misurato, tagliato e perforato i bastoncini necessari, inizieremo ad assemblare la struttura della betoniera fatta in casa per i vostri modelli. Anche se potremmo mescolare anche altri ingredienti, come una zuppa. Forate un paio di tappi al centro con il saldatore e prendete delle cannucce colorate. Con una pinza ritagliate un pezzo da un bastoncino di legno e inseritelo in una delle cannucce, quindi tagliate l'extra. Mettete la colla su un'estremità del bastoncino per inserirlo nel foro di uno dei tappi. Inseritelo di nuovo nella cannuccia e poi incollatelo all'altro pneumatico. Ruotano perfettamente, proprio come dovrebbero fare le gomme. Ora incollatele all'estensione del mixer. E useremo un altro bastoncino di ghiacciolo, prometto che sarà l'ultimo, almeno per questa invenzione. Prendete un tappo riciclabile e mettete la colla sul retro, quindi attaccatelo al tubo rotante del mixer. Qualcos'altro, Sua Altezza? Ricordate che sotto tutto questo c'è un motore, e i motori hanno bisogno... esattamente energia, quindi è il momento del famoso circuito elettrico del nostro canale. Collegate i fili tra loro e all'interruttore, come mostrato sullo schermo. Collegate l'interruttore alla batteria e il gioco è fatto! Un mixer multiuso perfetto per gli studenti di architettura. Se non mi credete, proviamo con del cemento. Guardate il potere di svolta che ha. Questo cemento terrà saldo qualsiasi mattone. Sì, lo so che potete usare la colla normale, ma questo le darà il tocco speciale che il vostro insegnante sta cercando. Chissà se posso usarla anche come lavatrice per i miei calzini sporchi. Basta solo capovolgerla una volta terminata per svuotarne il contenuto. Mi ringrazierete più tardi. Per la prossima invenzione abbiamo deciso di acquistare una confezione di bastoncini invece di mangiare il gelato ogni volta che ci viene in mente una nuova invenzione. Mi stavo già preoccupando per l'enorme quantità di zucchero che stavo ingerendo. Con le minuscole forbicine da tasca taglieremo il modello del nostro lanciatore professionale. Dobbiamo dividere il design nelle sue diverse parti poiché realizzeremo tutti i pezzi separatamente.
Per prima cosa tracciamo il disegno sul legno e lo tagliamo. Dovremo farlo 3 volte per dargli una dimensione. Con un po' di colla istantanea uniremo il tutto insieme. Useremo una tecnica che è il pane e burro dei falegnami di tutto il mondo. Consiste nel tenere bene il pezzo di legno con mollette o, nel nostro caso, mollette. Quindi lo carteggiamo rendendolo pulito e in linea il più possibile. Una volta che il legno ha la forma che volevamo e i bordi sono lisci come il sedere di un bambino, incolliamo questo piccolo pezzo che vedete sullo schermo con molta colla. Incolleremo altri 2 bastoncini e attaglieremo questo grande pezzo che è accanto al grilletto. Quindi tracciamo il suo contorno sul legno. Usate lo stesso bastoncino per ghiaccioli per la cartuccia anche. Ripeteremo la stessa procedura di taglio e levigheremo il legno per ottenere entrambi i pezzi. Mettete la colla sulla cartuccia e incollatela al caricatore. Allegheremo anche il supporto per il grilletto con la colla. La nostra creazione sta prendendo forma, non trovate? Ora avremo bisogno di una lattina vuota. La mia, naturalmente, sarà una Coca. Diversi fan hanno commentato i video precedenti chiedendomi se promuovo questa bevanda perché appare in quasi tutti i video, ma la verità è che la adoro. Dopo questo piccolo spot pubblicitario, incolleremo il pezzo di alluminio che abbiamo estratto dalla lattina e taglieremo un altro pezzettino per modellare il grilletto. Abbiamo quasi finito. Ora ci serve solo la parte lunga della cabina, dove verrà immagazzinato il piccolo proiettile da lanciare. Dopo aver tagliato l'ago di una siringa, rimuoveremo la parte appuntita e poi la incolleremo al resto della parte in legno. Sembra fantastico, ma non possiamo dimenticare un passo molto importante senza il quale nulla funzionerebbe. Il carburante! Prenderemo un paio di fiammiferi e con l'aiuto delle pinze taglieremo la magica polvere che li illumina. Abbiamo bisogno che vadano il più bene possibile, quindi con l'aiuto di un oggetto a testa piatta macinate la polvere ancora di più. Ora mettetela all'interno della parte metallica del nostro lanciatore, come vedete sullo schermo. Per il proiettile userò un pezzo di alluminio, ma potete usare qualsiasi oggetto che si adatti all'interno della cabina e alla forma che vi serve. Infine posizionatelo nel lanciatore. Abbiamo solo bisogno di un normale accendino per riscaldare il metallo fino alle alte temperature. Lanciate il proiettile più forte che potete! Grazie per aver visto le nostre invenzioni di oggi. Seguite il mio canale se volete imparare di più sulla creazione di invenzioni semplici ma incredibili. Inoltre fate clic sul collegamento per vedere altri video sulle mie incredibili invenzioni o cliccate sul link per iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei miei video. Grazie mille per aver guardato questo tutorial. Alla prossima volta!